Ciao cari amici del canale Tao Power Life, oggi predichiamo l'antico metodo cinese per dimagrire. Siamo arrivati al giorno 75. L'esercizio che faremo oggi andrà ripetuto oggi e nei 3 giorni successivi, quindi giorno 75, 76, 77 e 78 per 2 volte al giorno. Allora, prima di spiegare l'esercizio e i suoi effetti positivi, mettete, mi raccomando, mi piace al video e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati sui nuovi video di Tao Power Life. Allora, questo esercizio è molto importante perché è un esercizio che dà calore al corpo. E uno dei problemi principali è la cattiva distribuzione di calore legata alla cattiva circolazione energetica, per cui molto spesso quando si hanno problemi di obesità, abbiamo una situazione per cui abbiamo testa calda e piedi freddi, abbiamo tronco caldo e mani fredde. Il freddo negli arti porta ad astenia, stanchezza, porta ad immobilità e quindi è bene rimuovere il freddo dagli arti e andare a ridistribuire il calore in tutto il corpo in maniera armonica. Diciamo una diversa distribuzione di calore è legata principalmente ad una mancanza di equilibrio tra l'energia yin e yang e quindi molto spesso è lo yang che non riesce ad arrivare agli arti riscaldandoli. L'esercizio che facciamo oggi cerca proprio di correggere questa cattiva distribuzione tra calore e freddo, riportando calore, aprendo le ghiandole sudoripere, quindi subito dopo l'esercizio avremo un po' di sudore, un po' di calore in tutto il corpo, lo avvertiremo soprattutto negli arti. E questo quindi è un esercizio molto importante per recuperare anche uno stato di energia, uno stato di forza e quindi uscire dall'astenia e dall'immobilità degli arti. Come si fa? Ci mettiamo in piedi, andiamo a sollevare quindi le nostre braccia con il palmo che guarda verso il basso e andremo a fare un movimento di questo tipo. A destra giriamo le braccia e anche lo sguardo a destra. Quindi gira un po' il tronco e mentre giriamo le mani abbiniamo al movimento delle braccia anche la inspirazione. Quindi tratteniamo e espirando ritorniamo in posizione e lo ripetiamo dalla parte opposta. Faremo 25 movimenti a destra, 25 movimenti a sinistra. È un esercizio da ripetere 2 volte al giorno, oggi e nei 3 giorni successivi. Cominciamo questa pratica e poi potrete utilizzare questo video anche per, diciamo, le ripetizioni successive. Cominciamo, chiudiamo gli occhi e manteniamo la calma, respirazione regolare tranquilla e chiudiamo, poggiamo la lingua sul palato superiore. E possiamo anche chiudere gli occhi e cominciamo con l'esercizio. Quindi inspiriamo, espiriamo, inspiriamo dall'altra parte, espiriamo. Facciamo 25 volte da una parte, 25 dall'altra, andando a regolare il movimento delle braccia con la respirazione e l'ampiezza della respirazione che regola il movimento delle braccia. Tanto più lenta la respirazione, tanto più lento sarà il movimento delle braccia. Contemporaneamente stiamo girando anche il collo, quindi è un esercizio che fa molto bene anche al collo.
anche la schiena, ne trae giovamento. Questo movimento di torsione è un movimento che molto spesso non facciamo, mentre dobbiamo abituare la nostra colonna vertebrale ad effettuare movimenti anche di torsione. Va bene anche al nostro addome. Tutte le torsioni sono benefiche perché facilitano anche lo smaltimento delle tossine dal corpo, le smuovono e poi ne favoriscono il drenaggio. Avvertite già il sudore sulla fronte e il corpo che si sta riscaldando. Tutto il nostro corpo è più caldo, anche le estremità. Fate caso col tempo a dei piccoli pizzicori che avvertite sui palmi delle mani. È il chi che si muove. La circolazione energetica aumenta la circolazione del sangue. Facciamone anche qualcuna in più. Manteniamo le mani giù, chiudiamo gli occhi, rallentiamo la respirazione ancora di più, inspiriamo, tratteniamo, respiriamo, inspiriamo, dilatiamo l'addome, tratteniamo, espiriamo. Apriamo gli occhi, sentiamo le nostre mani pesanti, le nostre mani le vedete rosse, l'esercizio quindi ha creato circolazione, i nostri arti, ha riscaldato i nostri arti e tutto il nostro corpo. Quindi quello che dovremmo provare, se l'esercizio è stato effettuato correttamente, è proprio questa sensazione anche di sudore e di calore nel corpo, che è estremamente benefica perché va a eliminare dal corpo quel freddo che porta ad astenia, a stanchezza, a debolezza e che non facilitando quindi la circolazione cerca anche di mantiene dentro quindi catarri e liquidi che noi invece vogliamo attraverso questo antico metodo cinese di dimagrimento espellere dal nostro corpo. Se il video vi è piaciuto condividetelo, finisce qui la nostra pratica, vi raccomando due volte l'esecuzione al giorno di questo esercizio, 25-25 volte per ogni lato, oggi e nei tre giorni successivi. State con noi con Tao Power Life. Alla prossima, grazie.